Appassionati di volley, lettore della notizia web, Emanuele Parlatti dal Pallanando di Leo, dove si è da poco conclusa la gara dell'ultima giornata della regular season della B2 femminile. La CAV Libera Virtus ha battuto nettamente 3-0 la Megari de Napoli, vice capolista del girone H. Qui al mio fianco Michele Rigno, presidente della Libera Virtus. Michele, si chiude la regular season con una grandissima prestazione, messa sotto la seconda in classifica. Purtroppo però i playoff sfuggono per appena un punto, ma resta comunque una grande stagione al di là di ogni più rosee aspettative per la società. È stato un grandissimo campionato, sono contentissimo per gli sponsor, per il pubblico, per i tecnici, le ragazze, abbiamo fatto benissimo. Una neopromossa a fare un campionato di questo livello, che cambiando tra l'altro gran parte della squadra, è un campionato senz'altro ottimale. Devo dire che oggi è stata una festa dello sport, ho visto il pubblico che cantava, ballava, gioiva con noi ed è stato bellissimo. Possiamo dire che con questo risultato è come se avessimo vinto il campionato. Nessuno si aspettava un campionato così bello, così in vetta, perché ci siamo giocati fino all'ultima giornata i playoff per la B1. Ripeto, il camp possiamo recriminare su tanti punti persi, ma ripeto che io, essendo un fatalista, penso che il campo è un giudice severo e anche giusto. Probabilmente la squadra, la società non era pronta per questo grosso salto di qualità. Siamo contenti, adesso dobbiamo fermarci, riflettere un po' con la società, con gli sponsor e programmare una squadra che possa fare qualcosina di più il prossimo anno. Diciamo che i playoff e la B1 non sono così distanti, quindi lavoreremo per questo. Uno degli aspetti positivi di questa stagione, indubbiamente alla prima esperienza nel palcoscenico nazionale, è stato il calore del pubblico, la correttezza. Cerignola si è fatta conoscere anche da squadre delle altre regioni per un suo lato positivo, e quindi la CAV Libera Virtus ha meritato di stare lì nelle parti nobili di questa classifica anche per questo aspetto, oltre che nel gioco, nel carattere e nella combattività di ogni settimana. Se io penso che adesso l'amministrazione, chiunque vinca queste elezioni comunali, non può tener conto che lo sport ormai a Cerignola ha un ruolo importante e fondamentale, raccoglie famiglie, bambini, donne che hanno veramente un grosso senso civico. Cerignola si parla sempre male di tutto ciò che è cronaca nera. Invece io ho notato in quest'anno sportivo, sia quando gioca la pallavolo che quando gioca il basket, il pubblico di Cerignola ha un grosso senso civico, grossa sportività, grossa passionalità. E questo è veramente un punto, un merito per la nostra cittadinanza e ci fa veramente onore. Volevo spendere due parole per il programma del prossimo anno. Penso che la società dovrà fare qualcosa in più per il settore giovanile. Dobbiamo rimboccarci le maniche, prendere istruttori più validi, preparati, creare un buon movimento del settore giovanile, ancora di più di quello che abbiamo fatto. Il settore giovanile è il futuro di una società che ambisce verso l'alto. Noi vogliamo ambire per la B1, ma dobbiamo guardarci bene indietro e costruire bene sul settore giovanile. Pia Tribuzio, libero della CAV. Pia, abbiamo iniziato con te le interviste in questa stagione, le chiudiamo con te. Orgoglio cerignolano, come lo speaker ti cita tante volte qui al Pala di Leo. Si chiude una stagione importante con un ottimo risultato, anche se sono per un nulla sfuggiti playoff, ma una grande prestazione quest'oggi, 3-0 alla vice capolista, la degna chiusura di un'annata molto molto positiva. Io sono emozionata doppiamente, perché gioco per il mio paese e poi perché ho ripreso a giocare dopo 2-3 anni, e per me vincere in questo modo, dove ha vinto il cuore, è un'emozione indescrivibile. Oggi è stata, si può dire, la vittoria del gruppo, un gruppo di ragazze che ha dato l'anima oggi in campo, si è aiutata, ha collaborato. Tu, come al solito, magistralmente hai guidato la squadra dalla seconda linea. È davvero, c'è una base da cui ripartire anche l'anno prossimo per poter casomai puntare verso obiettivi più alti? Sì, bisogna ovviamente sempre vedere qualcosa, però questa è questa grinta ci deve accompagnare anche l'anno prossimo, e anche tanto lavoro dietro, al di là della società, anche dietro c'è lo stesso Mister Drago,
per me fa tanto anche l'allenatore, perché è colui che studia le partite, che ci mette in campo e che ci dà consigli sotto tutti i punti di vista. Quindi che ben venga. Grazie Pia e complimenti. Michele Drago, tecnico della Cav Libera Virtus, appena docciato dalle sue ragazze. Michele, si conclude la prima stagione della Libera Virtus in B2 con un ottimo quarto posto. Una grande prestazione quest'oggi, forse una delle migliori stagionali, con questo 3-0 alla vice capolista Megaride. Beh, abbiamo fatto una bella prestazione, soprattutto dal punto di vista agonistico. Abbiamo giocato bene con le centrali, sono molto contento perché è un gioco che a me piace. Stasera ha vinto il gruppo. Stasera ha vinto una squadra di pallavolo che ha giocato una per l'altra. Questo è fondamentale per costruire l'anno prossimo gente che lavora per la squadra e assolutamente per se stessa. L'obiettivo stagionale era raggiunto già da tempo, poi ci si è trovati in questa corsa playoff sfumata per appena un punto. Ti chiedo se c'è un minimo di rammarico per come è andata a finire. La distanza è davvero minima di misura, un punto dalla Comes Taranto, e ti chiedo se la differenza sta proprio nella gara di ritorno di Leporano, quando la Comes si impose 3-1. No, io sono soddisfatto per come è andato il campionato. Certo c'è rammarico perché abbiamo regalato 13 punti. I campionati si vincono in un'intera annata, non è alle ultime due giornate o non è lo scontro diretto. Certo, quello ha pesato perché abbiamo perso 2-7 ai vantaggi e uno dei due lo conducevamo abbastanza bene. Però abbiamo regalato durante tutta l'annata dei punti molto importanti e molto stupidi. Questo fa parte dell'esperienza, si cresce anche con questo, faremo bene sicuramente l'anno prossimo. Una squadra che è giunta quarta, quindi ai piedi del podio, nelle parti altissime della classifica, pur avendo cambiato molto nell'estate scorsa. Da chi hai ricevuto, comunque, secondo te, chi ha mostrato più progressi, chi ti ha soddisfatto di più facendo un bilancio di questa stagione? Beh, tutte quante sono salite, non dimentichiamo che all'inizio abbiamo fatto amichevole ad Altino dove abbiamo giocato male, abbiamo iniziato con partite non molto convincenti, è chiaro che c'era bisogno di lavorare soprattutto sul gruppo, è chiaro che chi ha un'età inferiore ha più margini di vantaggio, quindi cresce più facilmente rispetto agli altri, e Monica Piemontese in testa. Grazie Michele e complimenti. Prego.